forbice qui, forbice. Allora, Ghisa, per fare la T-stop, innanzitutto bisogna capire com'è una T-stop. La posizione della T-stop è questa. Il ginocchio è oltre la punta del pattino, il mio braccio è dritto, contrario alla gamba di supporto, e formo una L con i piedi. La T-stop non è questa, non è questa, non è robe strane così. È un segreto per impararla, è questo. Partire da fermi, vai, lo tengo. Questo è ottimo per impararla. Da fermi, piano piano, si spinge e devo slidare. Se non ho lo slide è perché non ho il peso sufficientemente sulla gamba di supporto, deve stare almeno 80%. Quindi se io non porto qua, inizio a fare robe strane, mi giro. La capacità è sempre quella di saper piegare le gambe e di saper tenere il peso sul supporto. Per questo questa frenata è difficile per un principiante, perché un principiante non ha la capacità di stare su una gamba sola, la deve formare con un esercizio che si chiama toe roll, che è questo. Ma questo lo vedremo in un altro caso. Quindi, ok, ricapitolando, da fermo faccio una L, guardo avanti, metto il braccio contrario, supporto da una parte e anche dall'altra sarà un po' più difficile, ma con la giusta pratica ci arrivate.